maestro Vincenzo Stinga. Siamo qui per goderci questa bellissima mostra. Questi quadri, da dove sono nati? Sono i quadri dell'età un po' matura. Più matura. Qualche cosa di più di maturo. Speriamo che, insomma, che sortiscono in qualche cosa, perché sto velleitariamente tentando di cambiare alcune cose, cioè di aprire un nuovo discorso nell'interno della mia pittura. Bellissima, cioè questa innovazione. Quella dell'esame dei ricordi, dell'esame delle storie, diciamo, che sono negli oggetti che ci hanno accompagnato per tutta la vita, che sono negli spazi che abbiamo vissuto per tutta la vita. E queste tavolette ne sono? Le tavolette qui, anche da quello. Sì, è detto anche scritto. Qua. Sì, sono... È vero? Prima di tutto mi piace sottolineare il fatto che ho detto dei pittori che hanno la stessa malattia, cioè delle persone che hanno la malattia della pittura. E poi dello strumento, insomma, che ci è dato di usare la mano e l'occhio per registrare le nostre emozioni, le nostre cose più belle. Certo. E poi cercare di dare un senso a queste cose. Un'altra cosa che ti voglio sottolineare. Andiamola a vedere? Sì, sì. Sono i ritratti di due amici miei morti in questi anni, che sono morti, diciamo, senza che nessuno si fosse mai accorto che erano pittori. E questa è una cosa triste. Eh sì, come si chiamano? Questo qua, chi è questo che vediamo questo, qua? Questo è Paolo Ercolano, è morto ahimè al centro di igiene mentale, malato di mente, eccetera. E l'altro invece è molto giovane. Questi sono dei disegni, questo è del 58. Questo qua è del 58, questo è un foglio di un manifesto del Partito Socialista che io andavo attaccando. E dietro ci facevo i ritratti agli amici. E con questo si discuteva di pitture, di cose. Ogni volta che tornavo da Roma, la prima cosa che ci dicevamo quando ci incontravamo, stai pittando. Ed ecco il discorso delle tavolette, capisci? Sì, sì, sì. Ma lui era un visionario, uno che aveva delle visioni modernissime, eccetera, e tutto il resto. E praticamente quando i familiari hanno scritto sul manifesto che era un artista pittore, ci sono molte persone che hanno detto: ma come mai? Questo non lo sapevamo. Il pittore, capisci? Sì, 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 è comunque, diciamo, bellissimo molto questo ricordo. Gli intellettuali nel nostro paese, gli artisti, sono costretti alla clandestinità. Sono dimenticati, Maestro, posso chiedere un aneddoto da ragazzo che si è avvicinato alla pittura? Un aneddoto di una Sorrento romantica. Io ho raccontato questa cosa nel catalogo. La cosa più bella che mi è capitata è stata quella di essere introdotto a Nizza nella casa di Matisse mentre era in corso l'inventario di tutte le sue opere che lui aveva lasciato al comune di Nizza. Fu letteralmente chiuso nella casa di Matisse per poterla visitare. Un'emozione. Era una cosa molto simpatica, praticamente ero a Nizza con una cosa con un gruppo folcloristico di Sorrento per celebrare un gemellaggio con Nizza. Avendo visto che stavamo in prossimità della casa di Matisse, ho detto: ma questa è la casa di Matisse, a quello che ci accompagnava. E lui mi ha fatto: ma perché ti interessa? 20 anni avevo. Siccome che mi interessa, mi disse: c'è amore il custode che mi fece entrare. E mi chiusero dentro la casa mentre gli altri miei amici ballavano la tarantella nel parco, hai capito? Sì, sì, bellissimo proprio. E quindi io sono stato con le cose di Matisse, ho visto il poltrone Matisse. E allora, che mi piaceva la pittura e già la praticavo, disse: ma questo è il mestiere che devo fare. Bellissimo. E quindi è stato l'input. Sono partito. Maestro, grazie di cuore.